Ciao a tutte, allora mi scuso subito per l'aspetto perché tutto il giorno che sto fuori casa, quindi ecco il risultato finale, sono abbastanza stanca. Volevo fare il video sui miei prodotti top per la manicure, quindi per le mani, e quindi è per questo che consigli per gli acquisti. E questa serie di video, che quindi non è l'unico che farò, ce ne saranno altri, l'abbiamo pensata io e un'altra ragazza, sempre un'altra tutorialist qui su YouTube, che è Lady Writer 83. Molti di voi sicuramente già la conosceranno, per chi non la conosce invito veramente ad andare a dare un'occhiata al suo canale perché è una ragazza, cioè, a me sarà una di quelle persone che stanno simpatiche a pelle, quindi è stato, diciamo, un amore a prima vista, perché non la conosco di persona Stefania, però mi sembra proprio una ragazza dolcissima, a parte vabbè, bravissima a fare i tutorial, nel suo canale fa makeup tutorial, review, però, cioè, a parte appunto la bravura, a me sembra una ragazza veramente dolcissima, simpaticissima, e quindi, ecco, volevo condividere con voi il suo canale. E quindi questi video sono in collaborazione con lei. E li faremo ogni mese, o se non abbiamo prodotti top di ogni mese, insomma, a scadenza di 2 mesi, insomma, ora vediamo un pochino l'evolversi della collaborazione. Però ci sembrava una bella idea proprio perché non facciamo tutte e due i prodotti top per il make-up o per il corpo o per i capelli. Lei fa prodotti top per quanto riguarda make-up, capelli, creme corpo, quant'altro. Invece faccio i prodotti top almeno per me, per le unghie, quindi per le mani. E vediamo un po'. Prima di cominciare però ho fatto un salto all'OBS perché volevo vedere se era uscita la linea, quella lì con, non so come si chiama, metallic, quella lì dove ci sono quegli smaltini con la lastrina tipo calamitata, che quindi potete fare delle forme sulle unghie. Manco per niente, invece è uscita la, dopo 3 settimane che l'aspettavo, è uscita la Fairy Tail. I lip gloss non mi dicevano niente di che, e c'era quasi tutto, credo. Gli smalti, quei tipi di smalti lì così shimmer, a me non piacciono sulle unghie, proprio no, cioè danno un effetto, boh, a me non piacciono, quindi non li ho presi. Gli ombretti, ormai avendo anche la 88 colori e la 180, mi sembrava un po' uno spreco di soldi, quindi benché costassero 1,99 euro non li ho presi. E poi cos'altro c'era? C'erano le ciglia finte che volevo prendere a 3,29, inizialmente le avevo prese. Praticamente sono ciglia finte abbastanza lunghe, molto folte, e qui alla fine hanno 2 stelline attaccate, 2 stelline argentate. Le avevo prese per Capodanno, quindi le stavo pensando per Capodanno, poteva essere un'idea carina. Poi mentre ero alla cassa ho visto che erano fatte male. In genere io le ho prese le ciglia di finte di Essence, sono belle, sono veramente delle belle ciglia finte e costano poco. Queste qui costavano 3,29 euro, però non avevo, mi sembrava non avessero la stessa qualità delle altre della linea base, un po' spampanate, diciamo, per dirla così, nel senso che da una parte una ciglia, la parte finale era più lunga, dall'altra era più corta, e ho visto che bene o male tutte quante avevano qualche difettuccia, ce n'erano 4-5 paia, e alcune le stelline erano attaccate in un modo, in un'altra erano attaccate diversamente da una ciglia all'altra, e quindi alla fine ho detto vabbè, alla fin fine basta prendere un po' di colla per ciglia finte, metterci le stelline, quelle lì per nail art sopra, e abbiamo fatto le ciglia finte con le stelline. Quindi spendere altri 3,29 euro per quelle lì che poi non le avrei usato, sinceramente ho preferito non farlo, anche perché io in genere le taglio nella parte finale e lì le stelline stanno proprio messe nella parte finale, quindi alla fine mi sono detta diventano delle ciglia finte normali, quindi non le ho più prese. Poi cos'altro c'era? C'era una matita nera, c'erano le matite nere, quelle lì normali che si temperano, però non le ho prese perché tanto ne ho abbastanza. C'erano gli eyeliner, quelli lì sempre con effetto shimmer, metallizzati, però non mi entusiasmavano neanche quelli. L'unica cosa che mi ha entusiasmato e che infatti ho preso subito è stata questa. Poi ho preso anche un altro prodotto della linea normale, che poi è sempre della stessa specie, anzi vi faccio vedere infatti tutti e due. Quindi questo è della linea Fairy Tail, e sono entrambi shimmer powder. L'ho pagato entrambi 3,49 euro,
Questa qui però è sul giallino, quest'altra della linea normale è più rosata, quindi quando faccio trucchi più sui toni del marrone, uso questi qua, uso questa. Mentre quando faccio trucchi sui toni del rosa, viola, così vado a mettere questa qui rosata e sono semplicemente illuminanti. Questa qui è quella lì della Fairy Tail e questa è quella lì normale. Quindi niente di che, soltanto illuminanti da dare qui su. Niente, proprio niente, niente di che. Comunque, chiusa piccola parentesi Essence, passiamo ai prodotti top per le unghie. Allora, il primo prodotto top di cui vi parlo è quello che credo interessi di più a tutte voi, ovvero il top coat. Allora, voi sapete che io ho provato tanti top coat, mi sono sempre trovata male, o magari mi trovavo bene all'inizio e poi dopo non mi piacevano più. Ho trovato il top coat che fa per me, salvo che ne trovi altri che siano ancora migliori, però per il momento questo in assoluto è il migliore tra tutti quelli che io ho provato finora. Ed è questo qui, il Quick Finish Minute di Mavala. Eccolo qui. Allora, questo lo trovate anche nelle farmacie, io lo pago 4,50 euro o 4,90 euro, insomma dipende da dove vado. Sono 5 ml di prodotto, quindi come vedete piccolino, però è un miracolo questo smalto, perché nel giro di 2 minuti vi asciuga lo smalto superficialmente. Infatti si chiama Quick Finish Minute proprio perché funziona anche da asciugasmalto. Quindi comincia subito ad asciugarvi lo smalto superficialmente. Certo, se poi ci andate a fare così o ci andate ad appoggiare il dito pigiando forte, vi rimangono comunque le impronte, però rispetto agli altri smalti ovviamente non c'è paragone, perché comunque è asciutto superficialmente nel giro di poco, quindi massimo 10-15 minuti lo smalto è completamente asciutto e potete tornare a fare tutto quello che volete. Anche voi vedete quando io faccio le nail art, in genere metto strati su strati di smalto. Con questo qui ho risolto il mio problema di tempo attesa per l'asciugatura. Allora, questo qui è già la terza confezione che io compro, in media mi dura un mese e mezzo circa, un mese e mezzo, dipende da quanto lo utilizzo, quante volte cambio lo smalto. E verso la fine anche questo tende, qui ho l'altra bottiglina, vedete? Anche questo qui, verso proprio la fine, la fine, la fine, vedete, ce n'è pochissimo, tende a diventare un pochino più gelatinoso, però a differenza di questo qui Kiko, che vedete, questo qui è diventato proprio inutilizzabile. Io questo qui riesco ancora, comunque non so come, ad utilizzarlo. Quindi voglio dire, in linea di massima lo consumo tutto io e mi ci trovo benissimo. Quindi, come ho detto, oltre a tenere lo smalto, cioè oltre a far asciugare lo smalto super velocemente, è molto brillante e super resistente. Ecco, io questo smalto qui ce l'avrò da 3 giorni circa. Ed è perfetto. Come vedete, è un blu, è assolutamente perfetto. Quindi lo adoro. Come vedete, il tempo a mia disposizione diminuisce sempre di più. Infatti, non sono neanche riuscita a fare una nail art, la dovevo fare in collaborazione con Luisa, quindi era to make up, ma non ho proprio trovato il tempo. Quindi ho passato lo smalto proprio velocemente, neanche ho dato due passate, è una sola passata, infatti in certi punti è un pochino più chiaro rispetto alle punte, però vabbè, il tempo mi è nemico ormai. Quindi questo è assolutamente il primo prodotto top che straconsiglio. Altri prodotti top che ho provato sono i graffiti Top Coat. Vabbè, sono un'innovazione, ormai lo sappiamo tutti, li conosciamo tutti. A me la Laila aveva inviato da provare il rosso e il nero. Sono andata in giro perché volevo assolutamente cercare sia i nuovi colori, quelli lì molto autunnali, bellissimi, tipo il color tortora, questi colori qui, però non li ho ancora trovati, vanno proprio a ruba. Cercavo anche il blu, il rosa, non li ho trovati. L'unico colore che sono riuscita a trovare è stato il giallo, che poi mi chiedo perché. Allora, praticamente era lo stand vuoto dei graffiti e c'era tutta quanta la fila dei gialli lì. Come a dire, questi non se li compra nessuno perché non piacciono. Io l'ho preso subito perché sinceramente questo sta bene su un sacco di colori. Certo, d'estate sicuramente sarà molto meglio, però io l'avevo provato per esempio sul blu ed era favoloso, sul viola è bellissimo, quindi sul nero, ma sta bene su un sacco di colori questo qui. Infatti non capisco perché
Li abbiano abbandonati lì questi graffiti gialli. Comunque sono degli smalti favolosi. Ah, una ragazza mi aveva scritto che non gli aveva funzionato, cioè l'aveva steso senza base e quindi non aveva funzionato. Si chiamano top coat proprio perché vanno dati su un altro smalto, quindi è per questo. Comunque, se volete la review di questi smalti, vi metto il link qui sotto. Ho fatto tutta quanta una review sui prodotti della Laila per la linea mani ed è fatta sicuramente molto più accuratamente. C'è anche la prova in diretta di quando li applico. Sempre riguardo agli smalti, vi faccio vedere delle marche di smalti che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, parto dagli smaltini di Aiko, io ne ho 5. Sono questi qui, sono il Pastel Polish, il Cosmic Polish, il Punk Polish, il Cici Polish e il Vampira Polish. Sono favolosi, io li adoro questi smalti qui. Sono, a parte dei colori stupendi, molto particolari, hanno una buona durata e boh, a me piacciono veramente, veramente tanto. Anche di questi qui ho fatto delle review e vi metto i vari link qui, così ne parlerò se volete vedere nei dettagli. Comunque questi qui li consiglio, gli smalti dell'Aiko, perché boh, a me piacciono, poi sono abbastanza economici. Quindi buoni anche questi. Una linea di smalti che io non avevo mai provato, peraltro ho provato anche la linea di make-up, ve ne parlerò in questi giorni, penso di caricare il video, con la review, questa marca qui, la FMK, che si chiama Fabian Makeup, questo smalto è favoloso. Allora, questo qui è tipo un trasparente con glitterini neri e dorati. A parte non avevo mai visto io uno smalto così glitterino con i glitter neri e dorati, ed è particolarissimo perché non è proprio trasparente, bensì è un grigiolino. Ora lo faccio vedere su un'unghia finta. Ok. Eccolo qui, spero riusciate a vederlo. Questa è una sola passata, come vedete non è proprio trasparente, bensì risulta quasi un grigiastro, grigiolino molto chiaro ovviamente, con questi micro glitter dorati bellissimi e i glitterini neri che sono più scuri, cioè che sono più grandi, ovviamente più scuri. E questo qui mi è piaciuto tanto. Allora, il pennellino è classico, è un classico pennellino. Eccolo qui. Ho provato soltanto questo colore. Comunque sono 15 ml di prodotto, quindi ce n'è veramente tanto all'interno. È un marchio italiano, la Fabian Makeup è un marchio italiano. Questo qui, se vi interessa, è il numero 38. E mi piace questo qui tantissimo per utilizzarlo sugli altri smalti. Come ad esempio, avevo fatto una nail art natalizia. Vi metto sempre qui il link nel box, link qui nel box informazioni. E niente, questo smalto qui mi è piaciuto particolarmente perché è davvero, davvero particolare. Scusate il gioco di parole, mi è piaciuto perché è davvero molto particolare. Quindi consigliati anche questi smalti qui. Poi vi farò una review a parte sui prodotti della linea per il make-up. Un altro prodotto top che assolutamente sto adorando è questa lima qui. È una lima per unghie in diamante. Si chiama Diamond Cell. Diamond Cell. Eccola qui. Questa lima qui praticamente, io ho quella lì con la grana fine, ma ci sono anche quelle lì con la grana più ruvida, insomma. Eccola qui, dietro è così, avanti c'è la lima. E la adoro per il fatto, innanzitutto vedete quanto è fina, proprio è finissima. Lima da Dio e costa un pochino, vi dico la verità, costa un po', però. Secondo me è un buon investimento per ovviare alle 1000 limette che si accumulano, che tanto ogni mese vanno ricomprate. Questa qui vi dura, come c'è scritto nel foglietto illustrativo che c'è all'interno, 5 anni. Può essere lavata, quindi è un investimento comunque a lungo termine, diciamolo così. Io l'ho già lavata un paio di volte questa qui, la dovete lavare però con l'acqua distillata perché altrimenti il calcare rischia di rovinarvela. E io l'adoro, lima benissimo le unghie. Io certe volte mi è capitato con quest'altre che in certi punti si sfaldassero. Non so se è mai successo, se sono io che sono imbranata a limarmi le unghie. Con questa qui non mi è mai successo. Mi piace. Mi piace, ovviamente questa qui è la numero 1.
E questi prodotti qui, sia la lima in diamante che il smaltino della Fabian Makeup, quindi dell'FMK, li trovate su un sito che si chiama Makeuplandia. Io stavo pensando di farmi un altro regalo per Natale, quindi di comprarmi anche quella lì con la grana più spessa, perché veramente è buonissima. Per finire, un altro prodotto che... prodotto, sono tanti prodotti che mi...